Trissino, in attesa che gli impianti della fallita Miteni siano venduti a giugno, operazione che consentirà lo smantellamento dei fabbricati e l'avvio della bonifica vera e propria dei terreni sottostanti, nel perimetro dello stabilimento è stato avviato il cantiere per il potenziamento della barriera idraulica. Era necessario mettere ulteriormente in sicurezza le falde acquifere sottostanti l'azienda. L'opera era stata ripetutamente sollecitata dalla Commissione Tecnica Regionale che affianca scientificamente il commissario governativo Nicola Dell'Acqua e la conferenza di servizi incaricata per la bonifica del sito. Martedì prossimo verrà fatto un sopralluogo per la verifica delle prescrizioni impartite alla società Miteni.